E torniamo puntuali oggi per una nuova puntata di Qui si quizza. Mi hanno chiesto in tantissimi perché qui si quizza. Ma come perché qui si quizza? Perché qui è qui che si quizza. Qui, guarda, qui. Qui, vedi? Qui. Qui. Cagnolino, salutiamo il cagnolino. Vediamo se riusciamo a intercettarle. Buongiorno, scusate il disturbo, buongiorno. Volevo invitarvi a partecipare a un gioco, Oh, grazie. No, niente. Buongiorno, buongiorno, scusate se vi disturbo. Volevo invitarvi a partecipare a un gioco a premi, sono 5 domande e si vince subito un premio. No, dai, ti ringrazio. Li ho visti da lontano e loro provano a scappare ma non ci riusciranno. Buongiorno. Buongiorno, io vorrei invitarvi a partecipare. Beh, ancora meglio, a partecipare a un quiz. Sono 5 domande e si vince subito un premio. No. Come no? No, grazie. Lo stai per convincere? No. Non l'abbiamo convinto. Vedo che indicano così, quindi forse lui. Buongiorno, ragazzi. Buongiorno. Non vi ho neanche fermato, vi siete fermati da soli. Siamo fermati da soli. Complimenti. Allora, io vorrei a questo punto autoinvitatevi al gioco che stiamo facendo. Sono 5 domande e si vince subito un premio. Accettate? Bellissimo, ma anche noi stiamo organizzando un gioco. Allora, fantastico, li abbiamo trovati. Ormai succede sempre più spesso che i concorrenti vengono in automatico a giocare senza che noi li fermiamo. Quindi abbiamo il piacere di giocare con Stefano. Stefano e Gabriele. Stefano e Gabriele, benvenuti. Qui si quizza. Abbiamo anche Debora, la vostra amica. La vogliamo fare? Vieni, Debora. Ciao. Ciao. Allora, puoi decidere se stare poi dalla parte di Stefano o dalla parte di là. Di Gabriele. Non ce la posso fare a prendere questa decisione perché... O se no, guarda, puoi anche aiutarli, tipo una volta suggerisce a lui, una volta... Ok, faccio la spola. Fai la spola. Un po' a lui, un po' a lui. Perfetto, sono 5 domande e si vince subito un premio. Ok, siete pronti per partire? Di dove siete, ragazzi? Rimini. Allora, partiamo. Prima domanda. Gli stati che attualmente fanno parte dell'Unione Europea sono 20, 27 o 31? Si prenota Gabriele. 27. Per Stefano? 27. Io avrei detto 27. 27, perché in effetti è 27. Quindi. No, allora in realtà ha pigiato prima Gabriele. Ma siete amici, è lo stesso, dai. Vediamo Debora che si sposta. Adesso sono dalla sua parte. E aiuti Gabriele, bene. Sì, ma qui gli aiutanti si fermano proprio. Stefano, mi raccomando. Sì, ci siamo. Allora. La parola genetliaco significa compleanno, matrimonio o funerale? Non si prenota ancora nessuno, vediamo chi si prenota. Genetliaco. Com'è che è la parola? Genetliaco. Puoi ripetersi le opzioni? Compleanno, matrimonio, funerale. Si prenota Stefano. Compleanno. Compleanno. Compleanno avrei detto anch'io. Compleanno. Compleanno. Non lo so, sinceramente. Ed è compleanno. Ma c'è, guarda, però Deborah, il tuo aiuto non è stato. Ma perché tu devi spingere comunque. Ah, devi spingere, sì. Se sbagli la parola passa a loro e possono dare la risposta. Complimenti. Grazie. Quindi un punto per Gabriele, un punto per Stefano. Deborah che cambia in base a chi risponde correttamente. Mi piace questa. È un po' di qua, un po' di là in realtà. Dai. Sì, giusto. Sono i miei compagni. Allora, andiamo avanti. Siete di Rimini, quindi la prossima domanda è dedicata alla città. Vai, perfetto. Ok. La ferrovia Rimini-Nova Feltria funzionò regolarmente fino al 1950, 1960 o 1975. Si prenota Stefara, che è un misto tra Stefano e Deborah. 1975. Convinto, Convintissimo. Sì. Poi voi eravate chiaramente già, ultimi. C'eravamo quel giorno. Vi ricordo. C'eravate tutti, ma non vi ricordate bene. Non è 1975, quindi può rispondere Gabriele. Le altre due quali che erano? Allora, aspetta che qui gli occhi sono lunghi, Era 1950 o 1960? 60. Bravo, ti stringo anche la mano. Complimenti, 60, quindi vince Gabriele e Debora si sposta di là. Abbiamo anche una signora che ci sta aiutando e suggerendo, Può suggerire se vuole, signora, no? Allora, andiamo avanti. Quindi 2 punti per Gabriele e 1 per Stefano. Stefano... Bisogna recuperare. Allora. Johann Gutenberg è diventato famoso per...
La rilegatura a spirale, la carta riciclata o la stampa a caratteri mobili? Si prenota, questa volta è Gabrielera. La stampa a caratteri mobili. Stampa a caratteri mobili. Confermo. Stampa a caratteri mobili. La risposta giusta è... Sì, possiamo provare, guarda. Improvvisiamo. Fra tutti gli archi romani, anche più decorati, questo è unico perché? Ah, allora, domanda fuori concorso, ragazzi, domanda fuori dal gioco. No, attenzione, può rispondere Deborah. Questo è unico perché a Rimini. Un suggerimento. L'apertura, perché? Arco tutto tondo, non arco sesto acuto, non lo so. E riguarda la storia, perché Augusto aveva stabilito l'anno della pace e costruito a Roma Ara Pacis, per cui non servivano più le porte. Che bella lezione di storia, da qui là. E quando infatti hanno festeggiato a Roma l'Ara Pacis, io avrei tirato le orecchie al nostro sindaco Andrea Agnassi, dove avrebbe dovuto festeggiare anche qui l'anno. Vabbè, noi però abbiamo dato questa bella informazione a tutti i ragazzi che non sapevano questa. Ora tutti lo sapevi, eh? Complimenti signora, lei si chiama, mi scusi? E io mi chiamo Franca. Franca, ringraziamo la signora Franca per questa parentesi storica dell'Arco d'Augusto dove ci troviamo oggi. Ci voleva. Torno di qua. Tiberio, noi riminesi. Ci abbiamo nel cuore. Sì, l'abbiamo nel cuore. Allora, continuo il gioco. E ho sentito una sola guida, perché sotto l'arco danno tutte le spiegazioni su Giove, su così. E una sola ha detto questa informazione. Detto questa. Ora lo sappiamo anche noi, grazie. Allora. Abbiamo avuto anche questa parentesi storica, vedi che. Incredibile. Ci voleva. Io non te lo volevo dire Stefano, ma hai perso, perché hanno risposto correttamente a tre domande. Quindi Gabriele e Deborah, vuoi stare dalla parte del vincitore o adesso devo andare? Devi andare di là dal perdente, complimenti. Grazie. Stefano, mi dispiace. Soli si perde insieme. Bello. Allora, vince Gabriele, complimenti. Puoi pescare il premio dalla nostra bici. Metti la mano dentro, c'è un topo, ma non ti preoccupare. Serpenti, cose viscide. Vediamo un po' cosa pesca il nostro Gabriele. Sei fortunato. Aspetta. Sì. Dai, prendo questo. Prendi quello, bravo. Ok, premio offerto da? Pizzeria Borgo Antico, via Cairoli 47 Rimini. Guarda che anche se ha perso Stefano è contentissimo. Perché viene... No, allora non lo so, bisogna vedere. No, in realtà saremo in otto. In otto, no, voi siete in tre qui. La nostra famiglia siamo in otto. Spiegami, ragazzi. Perché otto? Allora, siamo una comunità di Rimini, si chiamiamo Assamil e viviamo insieme, condividiamo esperienze insieme, viaggi di vita insieme, tutto insieme. E quindi sarebbe bello poter mangiare al Borgo Antico insieme. Bellissimo. Vabbè, perché no? Perché sarebbe, no? Si potrebbe fare. Allora, dove vi possiamo seguire se siete, non so, avete una... Siamo su Facebook scrivendo Assamil Rimini, ci siamo anche su Instagram, siamo finiti anche sul giornale, quindi siamo abbastanza famosi. Spero per cose positive, sul giornale, positive. Sai, sul giornale, fini sul giornale, non lo so. È abbastanza interessante la nostra esperienza, quindi la gente è molto curiosa di sapere quello che... Informatevi, quindi ripeti bene la pagina? Assamil.Rimini. Assamil.Rimini, grazie ragazzi. Basta scrivere Assamil, perfetto. Grazie a tutti per aver giocato. Grazie a te, ciao. Noi torniamo domani, ciao.